Francesco Cerchio, project manager dell'archivio della stampa, dell'archivio digitale della stampa, che è questo progetto che sostanzialmente ha digitalizzato tutta la storia del giornale, tutte le edizioni dal 1867 fino al 2005. Si possono ricercare tutte le pagine, tutti gli articoli, si possono visualizzare e vedere. Lo stato attuale della tecnologia applicata agli archivi digitali e che sostanzialmente si può fare qualunque cosa a patto di avere i fondi necessari per farlo. Non è un problema la digitalizzazione di qualunque tipo di oggetto analogico, dalle pagine di giornale alle fotografie, ai filmati. Non è un problema usare strumenti avanzati di analisi e di categorizzazione o di per creare indici in modo automatico. Ci vuole un apporto umano, però sostanzialmente su grandi mole di dati si possono usare sistemi automatici e questo aiuta in due modi. Uno a ridurre i tempi di elaborazione, perché ovviamente in funzione delle risorse informatiche che si mettono a disposizione i tempi sono molto brevi, e l'altro è l'uniformità con cui questi lavori vengono fatti, perché essendo fatti da macchine sostanzialmente si usano sempre gli stessi parametri, gli stessi criteri, e non succede come invece succede quando sono fatti da esseri umani, che ci sono delle piccole diversità perché ognuno interpreta in modo diverso queste cose. Sostanzialmente quindi in questo preciso periodo storico è più una questione di risorse economiche che non di risorse tecnologiche, nel senso che la tecnologia c'è, sta avanzando sempre di più, diventa sempre più sofisticata, si può interfacciare, esistono banche dati online a cui collegarsi e da cui prendere per esempio degli indici di personaggi e da usare poi per fare altri indici, arricchirli, eccetera. Wikipedia per esempio è un caso emblematico, Wikipedia ha un sacco di informazioni su tutti i personaggi, gli eventi, le parole, eccetera, che si possono usare per arricchire un archivio anche come quello di un giornale. Il limite è dato sostanzialmente dalle possibilità economiche, dalle risorse messe a disposizione da chi fa questi lavori. Una delle tecnologie più avanzate applicate a questo tipo di mondo, che è quello degli archivi di testi, è la tecnologia semantica, cioè dei motori che analizzano il testo in maniera intelligente, cioè usando dei dizionari che sanno il significato della parola, che la contestualizzano all'interno della frase e quindi danno il giusto significato della parola. Che per esempio la parola calcio ha diversi significati, è il gioco del calcio, è l'azione del calcio, è il calcio di un'arma, può essere tante cose. Questi software riescono a riconoscere l'esatto significato all'interno di quella frase e quindi possono, estrarre tutta una serie di significati e dargli il giusto valore all'interno di quel contesto. I grandi archivi dei giornali in questo momento ce ne sono alcuni, il nostro è l'unico pubblico e gratuitamente accessibile. Basta andare su www.archiviolastampa.it, ricerche, e si possono fare tutte le ricerche del caso. L'utenza si relaziona molto bene, noi abbiamo 40.000 pagine viste al giorno, gli utenti di solito sono molto contenti, ci mandano molte mail per dire che sono soddisfatti. Appena non funziona, subito qualcuno dice c'è qualche problema, subito viene segnalato dagli utenti stessi, quindi vuol dire che c'è un utilizzo molto intenso. È un servizio che viene usato molto, i dati credo sia l'archivio più consultato sul web in Italia. Abbiamo anche poi una parte di consultazione, circa quasi il 10% dall'estero, che comunque è interessante per un archivio che è completamente in lingua italiana. L'idea che veniva fuori durante l'incontro di mettere in relazione archivi di giornali diversi sarebbe molto bello, perché potresti vedere le varie versioni di come una notizia è stata pubblicata su un giornale piuttosto che su un altro, che magari hanno coloriture politiche diverse. Le tecnologie ormai sono mature, sono anche relativamente economiche. Tenete conto, negli ultimi 5 anni il costo di operazioni del genere è diminuito di almeno 5-6 volte, e quindi comunque diventa più abbordabile anche dal punto di vista economico.